Due giorni fa, nei pressi della scuola elementare Camera, Sala Consilina, si è registrato un incidente che ha visto coinvolto una bambina, colpita, per fortuna in maniera leggera, da un'auto in transito. E secondo quanto riferito, oltre al grande e giustificato spavento della piccola e per la mamma, non ha portato ferite gravi. Un episodio che però è un campanello d'allarme per la sicurezza nell'area. Per questo motivo il gruppo consiliare Salesi ha presentato un'interrogazione al sindaco Francesco Cavallone sulla situazione, si legge, di grave pericolosità venutasi a creare lungo via Matteo nel tratto di strada che a oggi vede buona parte del marciapiede usato dai pedoni interdetto al transito a causa della presenza del ponteggio installato per il lavoro di riconsolidamento dell'edificio che ospita la scuola primaria dell'istituto comprensivo Camera. Occorre sottolineare, aggiungono ancora i consiglieri di minoranza, che è notevole il traffico veicolare che si registra nelle ore di ingresso e di uscita della scuola del centro cittadino, orario che a causa dell'impossibilità di utilizzo del plesso di via Matteotti prevede il doppio turno scolastico con ingresso anche il pomeriggio alle 14 e uscita alle 18:10. Il gruppo consiliare guidato da Mimmo Cartolano evidenzia proprio l'episodio dell'investimento per proporre alcune azioni da portare avanti. Chiediamo di coinvolgere per l'espletamento di pubbliche utilità le associazioni di volontariato così per controllare il territorio e supportare la polizia locale. Nel caso in cui anche questa soluzione non dovesse ritenersi fattibile, proponiamo di interdire completamente il traffico veicolare nel tratto da via Matteotti che va all'imbocco di Corso De Petrinis fino al bivio di via Garibaldi, Palazzo Castiglione, soluzione già adottata il giovedì per il mercato settimanale, nelle ore di ingresso e uscite della scuola, per entrambi i turni scolastici attualmente in essere, creando una vera e propria isola pedonale.